Buongiorno, bentornati a chi ci ha già seguito nelle precedenti sessioni, benvenuto a chi si sta collegando adesso, si è collegato per questa sessione. Abbiamo una sessione alla quale evidentemente attribuiamo grandissimo rilievo, grandissima importanza, quale ruolo delle donne nel disegno del nuovo mondo. Non vi nascondo che questo titolo è il frutto di un ragionamento che è stato abbastanza complesso perché non sapevamo bene come presentare questa tematica centrale per il presente e il futuro di tutti noi. Chiaramente noi riteniamo che un panel di questo genere, come quello che voi andrete a vedere, che è formato da sole donne, sia importantissimo come testimonianza di quello che sta verificandosi nel mondo del lavoro, ma anche nel mondo della famiglia, anche nel mondo diciamo, continuativo della nostra esistenza. In realtà avremmo forse. Mi chiedo se non avremmo dovuto avere un panel totalmente maschile per parlare della questione femminile, perché noi riteniamo che tutto sommato le due cose coincidano al 100%. Noi sentiamo parlare di molte motivazioni per le quali occorre dare maggiore enfasi, maggiore presenza delle donne nel mondo del lavoro. Si dice magari che quando le donne sono nel bordo, sono al vertice, le aziende vanno meglio, oppure che quando sono al governo si fanno meno guerre, oppure ci sono meno conflitti. Ma questo può essere vero, può non essere vero, ma il punto forse non è esattamente questo. Il punto è che non potremo mai affermare che la questione femminile non va affrontata se questa non fosse magari una realtà provata e comprovata, perché sarebbe come dire che la questione femminile non dovrebbe sussistere nel modo in cui noi la facciamo in questo momento, le diamo l'importanza a cui le attribuiamo, se non ci fossero questi vantaggi economici, supposti e via dicendo. Sarebbe chiaramente molto sbagliato. Quello che noi vogliamo portare avanti all'interno del Festival del Futuro, delle visioni del futuro, è una visione che considera tutto questo, ossia la presenza della donna nella società e nel mondo del lavoro, come una questione di civiltà che è indipendente dai risultati, indipendente dalle performance, è qualcosa che va fatto perché l'umanità non si può permettere di avere ancora delle differenze, per esempio, per lo stesso lavoro, delle differenze salariali, delle differenze di compenso. Forse fra 10 anni o 20 anni sarà superato questo divario che ancora in qualche modo esiste e io spero, mi auguro che i nostri figli e nipoti si guarderanno indietro e diranno come è stato possibile che ci fossero per uno stesso lavoro tra uomo e donna delle differenze di retribuzione del 20 o del 30%. Ripeto, una questione di civiltà che si è andata evolvendo negli ultimi anni, ancora però non è arrivata al punto finale. Quindi noi oggi vogliamo affrontare tutte le questioni. Molte delle questioni che naturalmente riguardano la capacità e la presenza delle donne all'interno del mondo del lavoro e nel mondo in generale, guardare in là e, visto che noi abbiamo intitolato questa edizione del Festival del Futuro, abbiamo intitolata Al disegnare il nuovo mondo, abbiamo quindi declinato in questo senso questa sessione, il ruolo delle donne nel disegnare il nuovo mondo. Abbiamo un panel di grandissimo rilievo, vorrei innanzitutto presentarvi il chairman di questa sessione, che è Odile Robotti, country leader di un club che si chiama 30%, il 30%, poi ci spiegherà bene perché 30%, non ve lo voglio anticipare, e avremo anche altre autorevolissime rappresentanti del mondo femminile, del mondo del lavoro soprattutto, Giulia Baccarin di MIPU, Lisa Di Sevo di SciTech e Paola Mascaro, presidente di ValoreD. Lascio poi ancora a Odile Robotti introdurle meglio e in maniera più dettagliata. Quindi buongiorno a tutte voi, buongiorno Odile, a te la parola per la conduzione di questo bellissimo panel. Grazie Enrico, do il benvenuto a tutti e soprattutto alle nostre panelist. Oggi parliamo di futuro e per farlo abbiamo qui, come diceva Enrico, delle donne molto significative riguardo al futuro e riguardo al futuro delle donne. Allora, ve le introduco rapidamente e poi lascerò a ciascuna di loro
un paio di minuti per in qualche modo reintrodursi parlando del progetto, dell'azienda, dell'associazione che sta a loro più a cuore. Però intanto mi fa piacere presentarle. Io parto da Giulia Baccarin. Giulia Baccarin si è occupata tutta la vita di modelli predittivi nell'intelligenza che utilizzano l'intelligenza artificiale. Lo ha fatto da quando era studentessa, è laureata in ingegneria biomedica e poi ha continuato a farlo andando in Giappone, imparando alcune cose pionieristiche, tornando indietro, fondando iCare, che è poi insomma la principale società europea di manutenzione predittiva nelle fabbriche, e poi ha avviato MIPU. MIPU, che è proprio la sua creatura del cuore, è un acceleratore di bene sociale e lei ce lo spiegherà meglio, ma fondamentalmente con l'utilizzo delle tecnologie vuole avvicinare donne e giovani ai piccoli centri urbani, permettendo loro di contribuire, ma questo poi ce lo spiega meglio, meglio Giulia. Giulia è stata insignita di tanti di quei premi che si fa fatica ad elencarli tutti. Però diciamo quelli più significativi, allora un prestigioso premio italiano, premio Gamma Donna, sicuramente questo va menzionato ed le è stato assegnato nel 2016, poi ha avuto premi dal governo coreano, premi in Svizzera, insomma un po' in tutto il mondo, finché nel 2018 è stata nominata da Fortune la donna più innovativa tra le donne sotto i 40 anni. Quindi un grande riconoscimento. E questa è Giulia, che dopo dirà qualche cosa di sé e del suo progetto. Allora, continuiamo sempre in ordine alfabetico, abbiamo Lisa Di Sevo. Allora, Lisa è partner di Prana Ventures, che è un operational venture capital, di cui poi ci dirà qualche cosa, ma è anche presidente di SciTech. SciTech è un'associazione per la quale io ho moltissima simpatia. Ha una missione molto importante che è quella di avvicinare donne e giovani alle tecnologie, importante e non banale. Anche Lisa ha un sacco di premi, tutti legati all'innovazione, che è il tema di cui lei si occupa da sempre, anche prima di entrare in Prana Ventures. È una alunna dell'ambasciata americana e per darvi un'idea di quanto lei si è occupata di imprenditoria e di innovazione, insomma, è stato stilato un elenco dei 150 talenti dell'imprenditoria globale, e Elisa è rientrata tra questi 150 talenti. Quindi anche questo una cosa, insomma, non da tutti. E infine abbiamo con noi Paola Mascaro. Paola Mascaro è vicepresidente comunicazione e public affairs di Avio Aereo, che è una società del gruppo General Electric, siede nel leadership team della sua società, ma è anche, forse al più grande pubblico, nota come presidente di Valore D. Valore D è un'associazione di imprese che promuovono la leadership femminile e l'empowerment femminile, e naturalmente ci dirà due parole lei stessa della sua associazione. E mi preme solo aggiungere che anche Paola, perché qui abbiamo veramente delle donne pluripremiate, è stata premiata varie volte e in particolare ha avuto quest'anno un riconoscimento importante da Forbes, che l'ha inserita tra le 100 donne più influenti in Italia. Quindi abbiamo un panel veramente, veramente di eccezione, e io adesso, invertendo l'ordine alfabetico e quindi partendo proprio da Paola, vi do un paio di minuti al massimo per dire quello che volete, tema libero, e poi ci tuffiamo nel nostro panel.
Grazie Odile e buongiorno a tutti e buongiorno alle amiche del panel. Due cose veloci che credo possano anche aiutare poi a ragionare insieme sull'oggetto del nostro panel. La combinazione tra le mie due esperienze, quindi io ho speso tutta la mia vita professionale in grandi aziende e quindi mi sono fatta, diciamo, le ossa e i muscoli. E naturalmente ho potuto vivere direttamente la mancanza di inclusione o la fatica di far sentire la propria voce quando si esprime una minoranza, no? Qualunque essa sia, nel mio caso di genere. E questa esperienza ho cercato e cerco di metterla a frutto nel guidare Valore D. E in due direzioni, una nel lavoro con le aziende e per le aziende, quindi cercare sempre di più di mettere in campo politiche o progetti di inclusione è quella di mettere al servizio queste competenze con le istituzioni, quindi cerco e cerchiamo di collaborare, di portare contributi anche a chi poi deve scrivere, le policy per il nostro paese. Grazie, grazie Paola. E allora proseguiamo con Lisa, risaliamo l'alfabeto. Grazie Odile, buongiorno a tutte. Sono molto onorata, insomma, di essere in questo panel insieme a Giulia e a Paola. Io molto brevemente quello che voglio dire è che lavorando in questo settore, diciamo ormai dal 2005, in realtà quando è iniziato la mia carriera, SciTech è proprio nata per in realtà un'esigenza che ho riscontrato nel mio ambito lavorativo, nel senso che nel digitale, cosa di cui, diciamo, ambito di cui mi occupo, dall'inizio c'erano pochissime, pochissime donne. Ecco, diciamo, l'associazione in questo caso nasce proprio per agire da ponte, cercando di facilitare l'ingresso delle donne in questo mercato. Poi Giulia, insomma, meglio di me, forse, no? Sa un po' queste le vive, queste difficoltà, le ha vissute. E una cosa che ci tengo a dire è che questa, diciamo, al di là proprio del digitale, un'altra cosa di cui, quindi, di cui ho avuto esperienza, ho ancora esperienza, riguarda anche poi, proprio per il mio lavoro, quindi quello che hai citato prima, Odile, rispetto al mio ruolo in Prana Ventures, che riguarda anche il ruolo delle donne all'interno della finanza. Quindi c'è in realtà ancora molto, molto da fare, in questi, diciamo, soprattutto in questi due settori che, nei quali io vivo ogni giorno, ecco. Grazie Elisa, a te Giulia. Sì, buongiorno a tutte, buongiorno Odile, felice anch'io di partecipare a questa discussione con voi e per raccontarvi un po' della mia azienda che si chiama MIPU e che ha l'obiettivo di realizzare la fabbrica e la città predittive. Che cosa sono la fabbrica e la città predittive? Sono ambienti nei quali, venendo a conoscenza prima di eventuali problemi o disservizi che potrebbero verificarsi nel futuro, io possa organizzare al meglio le risorse umane, finanziarie e materiali in maniera da costruire un futuro più sostenibile, più equo e anche più efficiente. E in questo senso i riconoscimenti che tu hai citato, Odile, e ti ringrazio di averlo fatto, sono davvero frutto del lavoro di tante ragazze e ragazzi di MIPU che appunto negli anni hanno lavorato a realizzare una tecnologia italiana che oggi viene, diciamo, veicolata nel mondo. E questo mi fa particolare orgoglio perché noi non siamo un paese conosciuto all'estero tanto per, o quantomeno non solo per la sua tecnologia, forse gli aspetti più famosi sono le famose 3F, no? Il cibo, il mobilio. E sicuramente questi sono aspetti importanti, tuttavia, ecco, mi piace ricordare appunto che dei giovani e delle giovani italiane possano anche essere
esportatori di innovazione e di tecnologia, e lo siamo noi come tantissime altre startup e scale-up del nostro paese. Grazie Giulia, mi accodo a questo giro e dirò due parole del 30% Club, che è una campagna internazionale, dunque non è un'associazione, ma è una campagna condotta da persone in posizione apicale, quindi amministratori delegati, presidenti, rettori, per promuovere una presenza di almeno il 30% di donne all'interno della leadership. Quindi è una, diciamo, campagna molto focalizzata sulla leadership e condotta da un gruppo di persone molto specifico. Il senso di questo è, da un lato, che la leadership è una questione di cooptazione e che quindi è importante che sia una battaglia non solo delle donne, ma proprio dei leader stessi, che riconoscono il valore della presenza femminile all'interno della leadership. È importante raggiungere almeno il 30%, perché i sociologi ci insegnano che quella è la soglia al di sopra della quale una minoranza cessa di essere vista come una minoranza e cessa di sentirsi una minoranza. Quindi è una soglia importante da raggiungere. Dopo che sarà stata raggiunta questa presenza all'interno della leadership, alcune dinamiche virtuose si innescheranno, e quindi questo è il senso del 30%. Benissimo, adesso finalmente iniziamo il vero e proprio panel, e siccome parliamo del futuro non possiamo non partire dalla visione, e quindi dobbiamo dirci come sarà il mondo post-Covid. Io credo che nessuno di noi creda che sarà come prima, ma come sarà diverso. Il Covid e tutte le conseguenze da esso innescate ci ha fatto capire alcune cose. Perché? Perché ha accelerato e amplificato dei fenomeni, dei trend che erano già in atto. Più vistoso dei cambiamenti che sono stati portati è l'aumento enorme dei comportamenti digitali, che vanno dall'e-commerce alla telemedicina, alla didattica a distanza e al lavoro remoto. E allora che cosa noi abbiamo capito in tutti questi cambiamenti? Un paio di cose. La prima è che tutte queste cose erano effettivamente possibili al di là della nostra immaginazione. Quindi sono stati, diciamo, sdoganati come normali alcuni comportamenti che prima non lo erano. Il lavoro da remoto, da casa, è forse l'esempio più eclatante. Però l'altra cosa che noi abbiamo capito è che sì, la tecnologia può andare ancora più lontano di quello che noi avevamo immaginato, ma poi ci manca qualche cosa. E infatti la parola che oramai è un po' sulla bocca di tutti è ibrido, no? Si pensa a un modello ibrido. Ipotizziamo di tornare certamente non al punto di partenza, ma a qualche cosa che incorpora quello che è successo, tenendo conto di tutte le lezioni apprese. L'altra cosa che abbiamo capito è l'importanza dell'interconnessione. Abbiamo dato alla parola interconnessione un valore molto più concreto e forse diverso da quello che noi avevamo immaginato. Allora, io adesso, partendo questa volta da Lisa, chiederei come vi immaginate questo nuovo mondo post-Covid? Come poi vedremo, allora, come le donne. Lisa. Scusate l'imprevisto da casa. Allora, grazie Dil. Diciamo, collegandomi un po' a quelle che sono le parole e un po' anche sul tema soprattutto del digitale, no, che tu hai citato, due o tre giorni fa ho partecipato anche alla pubblicazione dei dati, no, legati un po' al rapporto digitale di Confindustria, che hanno sottolineato come appunto con l'emergenza sempre di più ci
ci sia questa volontà di rendere il digitale al centro, no? Poi di quello che sarà, no? Il mondo. Quello che sostanzialmente è una considerazione che faccio è che il digitale non deve essere inteso solo come strumento, cioè quello che ci ha fatto capire, no, tutto questo processo, che non deve essere solo inteso come strumento di innovazione e leva economica, ma anche come strumento di sostenibilità per il futuro. Cioè, questa è una cosa molto, molto importante, perché oggettivamente quello che noi abbiamo visto è che in qualche modo la crisi ha accelerato quello che poteva essere un cambiamento di 10 anni che noi abbiamo vissuto in 10 mesi, in buona sostanza, no? Soprattutto su questo termine qui, e che due considerazioni molto importanti legate a quello che sono poi i problemi attuali, no, della società, che in realtà ha enfatizzato poi tutto questo cambiamento, che sono oggettivamente due riflessi sociali. Il primo è sicuramente la crisi climatica, dovuta un po', no, a quello che si vive e si è vissuto e che ha reso più evidente la pandemia, e dall'altro lato proprio l'impatto che il digitale e la trasformazione ha avuto sulla società, quindi sulla vita di tutti noi. E l'ultima considerazione che faccio in merito a questo è che sicuramente, Odile, secondo me non è possibile, no, tornare indietro, perché oggettivamente oggi noi non possiamo, se pensiamo a una cosa di 10 anni fa, oggi noi non potremmo dire non utilizziamo, non so, Google Maps magari per spostarci, ma torniamo a tutto città. E di conseguenza bisogna prendere atto e applicare in maniera strategica varie direttive intese come soprattutto formazione, inclusione e per un piano strategico. Come piano strategico, e concludo con questo, intendo proprio anche tutti i fondi, no, che poi saranno resi disponibili per far fronte a questa emergenza. A mio avviso non devono essere solo utilizzati con uno scopo poi di massimizzare quello che è il valore economico, quindi ritornare un po' a qualcosa pre-crisi in termini proprio strategici, ma un po' volti a essere utilizzati per migliorare la vita delle persone, più che ritornare a un mercato economico fiorente precedente. Ecco, questa è un po' la considerazione sul Covid e sul futuro. Grazie mille, Giulia. Sì, penso che come sarà il nostro mondo nel 2025, diciamo. Ovviamente non ho una risposta univoca. Quello che so è che sarà un mondo fortemente conseguente a quanto bravi saremo oggi a reagire con antifragilità. A me piace molto questa parola, perché coinvolge non soltanto la capacità di superare o di persistere in questa crisi sanitaria, economica e sociale che stiamo vivendo, bensì coinvolge la nostra capacità di legare la reazione a questa crisi a delle condizionalità positive, magari nel lungo termine. Per parlare più concretamente, gli Stati nazionali e l'Unione Europea stanno, come è giusto, mettendo a disposizione dei fondi, degli strumenti per aiutare appunto imprese e cittadini a superare questo momento. Io credo che questo sia naturalmente la risposta che noi tutti ci aspettavamo e che ci auguriamo continui in misura massiccia, ma che dovremmo effettivamente legare poi l'effettiva fruizione di questi fondi alla possibilità di costruire un futuro diverso, legandolo appunto a delle condizionalità positive. Faccio 3 esempi che a me sono cari. Il primo potrebbe essere quello di legare l'erogazione all'aiuto, a un passaggio verso la moneta elettronica. Il secondo a una transizione verde, quindi in primis
un'accelerazione in tema di utilizzo di energie rinnovabili. Il terzo e estremamente importante è quello di una maggiore partecipazione delle donne al mondo del lavoro. L'Italia in questo è fanalino di coda. Noi sappiamo che una donna su due in età, quindi in condizioni orarie in Italia, purtroppo non lavora. E questo le preclude tutta una serie di connessioni anche sociali e di opportunità che l'effettiva partecipazione al mondo del lavoro porterebbe. Ecco, sfruttare questo momento non solo per reagire, ma per costruire anche appunto in un tempo di 5 anni, quindi in un periodo medio, non certo contingente, l'opportunità di direzionare i nostri sforzi verso un futuro più positivo ci consentirebbe di avere un 2025 decisamente migliore di quanto non sia oggi, più esteso, più europeo e sicuramente più equo per tutti. Grazie Giulia. Beh, certamente in un paese che la cui risorsa naturale principale sono i talenti, le risorse umane, usarne così poche per far crescere il paese è veramente un delitto. E con questo do la parola a Paola, che sicuramente su questo tema avrebbe da dire. Allora, come vedi il futuro, Paola, a 5 anni? Allora, senti Odile, mettiamola così, il mio ottimismo per il futuro è direttamente correlato alla intenzionalità e alla progettualità oggi. Mi spiego, quello che sto osservando in grandi aziende che ovviamente hanno anche risorse, no? Per progettare il futuro, è che stanno facendo tesoro, cominciano a fare tesoro oggi di quello che stiamo vivendo. Quindi stanno ripensando modelli organizzativi ibridi, come appunto menzionavate, ma stanno anche affrontando il tema della cultura in azienda, di una leadership che ha bisogno di ripensarsi e di rinnovarsi. Questo è molto importante, perché altrimenti, fenomeno che io peraltro ho visto, potremmo avere un effetto elastico, cioè una forza uguale o contraria, no? Per esempio a questa spinta verso il digitale, di chi, come ho sentito con le mie orecchie, dice vabbè, ma quando tutto questo sarà passato potremo tornare alle care vecchie abitudini. Quindi questo è un rischio che io vedo, ed è un primo aspetto. Il secondo aspetto è che certamente noi qui che stiamo dialogando viviamo per certi versi una condizione privilegiata, professionale ma anche di contesto di riferimento. Non dimentichiamoci che questo paese ha dei problemi cronici, cioè ha il problema che meno della metà delle donne oggi lavorano, che abbiamo un problema di skill, che molte donne hanno bisogno di essere formate su nuove skill, che abbiamo poche ragazze che fanno corsi universitari STEM. Quindi questo per dire, non mi voglio dilungare perché ho una lista, una checklist piuttosto lunga, ma il senso è che non c'è una soluzione o la ricetta che può risolvere il problema, è un insieme di misure, di progettualità, di intenzionalità che va messa in campo. Trovo che sia una straordinaria opportunità di andare in discontinuità, ma non sono così sicura che coglieremo tutte queste opportunità. Lo spero sinceramente e farò il mio per quello che posso. Grazie anche a te Paola. E sì, il problema poi è sempre quando si va in esecuzione, farsi da su dei dati che oramai sono conclamati, ma come poi scaricare a terra quello che si vuole. Allora, ma ci arriviamo per gradi. Adesso la cosa che io vi vorrei chiedere è questa. Allora, all'interno di questo quadro del futuro abbastanza prossimo che voi avete tracciato, quale può essere il ruolo delle donne? Siamo la metà dei talenti, siamo più della metà dei laureati. Che cos'è che noi possiamo fare per dare un contributo? Allora, quello che si sa dalla letteratura
sullo stile di leadership delle donne, per esempio, sono state fatte delle meta-analisi che sono, insomma, non controverse, è che le donne statisticamente, nulla può essere detto della singola donna a priori, ma statisticamente le donne hanno uno stile di leadership più partecipativo democratico, cioè tendono a coinvolgere di più le persone, hanno uno stile di leadership più trasformazionale, quindi in qualche modo investono più tempo nel far crescere le loro risorse, nel trasformarle, nel porsi come role model, tendono a essere meno soggette alla cosiddetta sindrome di Icaro, cioè tendono a essere più umili, che naturalmente non è necessariamente un aspetto positivo, ma è una cosa che è stata osservata nelle donne, e infine tendono ad esprimere più empatia, che non vuol dire che siano più empatiche degli uomini, ma la esprimono di più. Questo anche perché socialmente hanno il permesso di farlo. Allora è chiaro che entrando più donne nella leadership, già che il modello di leadership riflette i comportamenti dei leader, questo cambierebbe il modello di leadership. E questa è, per esempio, una cosa che le donne certamente possono portare. Adesso però do la parola a voi e cominciamo questa volta da Paola, se siete d'accordo. Ma allora, intanto che cosa porterebbero le donne? E non è una battuta, è se stesse, cioè c'è un tema di, come dire, di ribilanciamento anche, se volete, di culture, di modelli del lavoro. Quindi noi lo abbiamo già imparato, lo hai menzionato. Il tema all'inizio, il tema di essere parte di una minoranza è il limite di portare un vero e significativo contributo. Quindi uscire da questa condizione di minoranza per rappresentare come dire, un ribilanciamento delle persone al lavoro è un vantaggio per tutti. Io credo molto nella contaminazione, che è una contaminazione di genere, ma è anche una contaminazione di background. Quindi sicuramente il valore di fare massa critica sta proprio nel riportare a un diverso equilibrio il mondo del lavoro, oltre che portare benessere per se stesse, portare più ricchezza nel sistema. Quindi vedo davvero solo vantaggi e vi assicuro, faccio un po' fatica oggi come oggi nel 2020 a comprendere le resistenze, ecco, a questo ribilanciamento. Grazie mille. Lisa? Allora, sicuramente una parola più ricchezza, cioè in generale questo dire è un po' una parola che mi è venuta in mente sia mentre tu che me e Paola, insomma, in qualche modo declinavate vari aggettivi che possono portare la leadership al femminile, al di là di tutti i dati che dimostrano, sia in termini economici che non economici, il valore delle donne, no, lato leadership, e oltre a essere, diciamo, ovviamente, come dicevate voi, una parte importante della popolazione. In ambito tech, ancora di più, secondo me, oltre che, diciamo, una delle grandi sfide del futuro è quella di avere donne che disegnano i prodotti, la strategia dei prodotti, che guidano, no, l'etica dietro anche questi prodotti, insieme agli uomini, ovviamente. Però oggi questo ancora è fatto in percentuali piccolissime a livello globale, no? Proprio in termini di e poi su questo Giulia, diciamo, sicuramente potrà darci una visione su quello che ne pensa lei, però sicuramente è veramente importante avere anche delle donne che disegnino i progetti tech, che li pensino a livello strategico per il futuro, perché comunque sono la metà, come ci siamo dette, della popolazione, no? E quindi devono pensare insieme, diciamo, agli uomini come saranno costruiti i progetti del futuro. Grazie. Giulia?
In effetti proseguo un po' sulla linea anticipata da Lisa e restando nel campo dell'intelligenza artificiale, che è quello che un po' mi appassiona. Io credo che il contributo femminile sia sostanzialmente determinante in due ambiti. Il primo è quello della varietà, è un termine che mi piace più di diversità, nel senso che noi dovremmo cercare di includere quanta più ampiezza possibile nel costruire la tecnologia. Oggi si dice spesso che l'AI include dei bias, no? dei pregiudizi. In realtà l'AI come tecnologia di per sé è neutra. I pregiudizi sono semmai insiti non soltanto in chi eventualmente la crea, ma anche nei dati che raccontano una storia pregressa fatta di quei pregiudizi, fatta di alcune distonie. In questo senso raccogliere il contributo non solo femminile, ma anche di tutte le varietà potrebbe aiutarci a costruire una tecnologia più giusta. Il secondo aspetto è la competenza di dominio. Sentiamo spesso dire l'intelligenza artificiale, parole come algoritmo, machine learning, risultano un po' distanti dalla maggior parte della popolazione, risultano un po' fumose se vogliamo. L'intelligenza artificiale non è una tematica informatica o matematica, è una tematica di come una tecnologia ci può aiutare a risolvere dei problemi e pertanto di competenza di dominio. Se noi prendiamo i libri universitari di medicina delle prime 20 università europee e statunitensi, queste riportano circa 17, poco meno di 17.000 immagini mediche. Di queste 17.000 immagini, quasi scarsamente 4.000 sono immagini femminili. Il corpo femminile viene ancora descritto come altro rispetto allo standard che è il maschile. È evidente che in un dominio dove la rappresentazione della realtà è in un certo senso distorta, se io devo andare ad utilizzarlo per costruire, non so, delle intelligenze che aiutino poi la diagnostica medica a dare dei riscontri migliori per donne e per uomini, qui il vero tema non è come costruisco l'algoritmo o quante righe di codice utilizzo. Il vero tema è la conoscenza del dominio, del fatto che la fisiologia è profondamente diversa e del fatto che prima di tutto forse dovrei cercare di bilanciare qualcosa di distonico già prima di applicare l'AI. Ecco, questo tipo di competenza e di diversa visione penso sia necessario anche per la qualità stessa delle soluzioni che andremo a produrre. In questo senso credo che le donne possano portare un contributo anche a prescindere dalla competenza informatica che hanno oggi, proprio anche solo facendo sentire la loro voce o portando appunto le competenze diverse che hanno sviluppato sino qui. Grazie Giulia, sì, molto, molto su cui riflettere e certamente se dovessimo catturarlo in una frase, le donne portano molto di più del loro cervello, che già non sarebbe pochissimo, ma proprio questa varietà e invece se non la possono portare questa varietà i rischi sono evidenti e sono anche insomma abbastanza note delle storie di errori di disegno di prodotti di farmaci proprio perché per esempio non si era tenuto conto di alcune specificità femminili del corpo femminile per esempio e di come questo insomma questi siano stati errori estremamente costosi sul piano umano che è la cosa più importante e anche economico. Quindi certamente il fatto di avere delle donne nei team di progettazione come nei team di leadership non è un nice to have. Questo io credo che oramai sia un punto acquisito. La difficoltà è che a questo punto questa cosa che non abbiamo ben compreso deve poi tradursi in realtà in maniera anche capillare e lì si incontrano molte resistenze. Alcune delle quali insite nelle culture organizzative. Allora, parliamo però di opportunità. Questa crisi indotta dalla pandemia
come ogni crisi apre delle opportunità. Verrebbe da dire che ne avremmo fatto volentieri a meno, è vero. Resta da dire certamente che non è un discorso algebrico, quindi il fatto che ci sia un'opportunità non potrà mai compensare le perdite umane che ci sono state, però le opportunità ci sono. Allora, in questo giro di domande vi chiederei di concentrarvi sull'aspetto opportunità. Partiamo da Paola. Ma un'opportunità come categoria mentale che abbiamo visto comparire con la pandemia è quella della competenza, e cioè un recupero di valore rispetto alla tuttologia e anche, permettetemi, alla fuffologia di una competenza e che ci mette sulla strada, no, del merito, della meritocrazia, e quindi di andare a operare scelte in funzione di questo. Molto resta da fare, è ovvio, però non c'è dubbio che, se pensiamo per esempio alla competenza scientifica, questa pandemia ha riportato in auge davvero il tema della competenza. Quindi questo è un elemento su cui possiamo e dovremmo concentrarci e lavorare. Abbiamo già menzionato il tema dell'opportunità di nuovi modelli. Aggiungo solo una cosa che è legata a tutto il tema dell'artificial intelligence, l'opportunità di spingere e lavorare meglio di più sugli stereotipi, perché se vogliamo davvero un mondo più inclusivo anche nel disegno dell'intelligenza artificiale, noi dobbiamo aiutare le ragazze a fare scelte libere da stereotipi che sono molto radicati nella nostra cultura, non ultimo il fatto che le ragazze sono negate per la matematica, no? Che è uno dei vecchi stereotipi che purtroppo persiste. Stereotipi che fanno più danni della grandine. Allora, diamo la parola a... Giulia, sulle opportunità. Ah, scusa Odile, ho perso un momento la connessione. Ma per primo, se consentite, volevo aggiungere quanto detto da Paola, che è a favore delle ragazze che magari ci stanno ascoltando. Io non ero un granché in matematica, è sempre stata una cosa in cui ho fatto fatica, eppure in qualche modo sono arrivata sino qui, ed è stata una carriera tutto sommato nelle materie tecnologiche e soddisfacente, per cui ecco, anche se fosse che no, non siete particolarmente brave o che fate fatica, non disperate, nel senso, no, questo non significa che una carriera nelle materie tecniche e tecnologiche vi sia preclusa. Del resto, in un recente convention degli alunni del Politecnico di Milano, io e soprattutto il rettore stesso ci siamo raccontati di aver ripetuto più volte il famigerato esame di analisi, no? Per cui se lui è arrivato dov'è, significa che davvero probabilmente è solo il tema di essere un po' persistenti. Per quanto riguarda le opportunità, io credo che diciamo, in tutto il male generato da questa pandemia che stiamo vivendo, tutto sommato ci sia un'opportunità importante, che non solo è quella di accelerare, ma è anche quella legata alla digitalizzazione. Diciamocelo, da casa siamo tutti un po' più uguali. Hanno fatto il giro del mondo le immagini di quel minatore, credo fosse sudcoreano, che muoveva la macchina di perforazione da casa, dal suo divano, no? In questo senso, diciamo, la digitalizzazione pone donne e uomini in un livello molto più egalitario, e spezza anche forse dei circoli, dei club che si creano al lavoro, per cui diciamo, da cui noi donne siamo un po' escluse. Penso che sia un'opportunità molto concreta e da cogliere subito per spingere un po' più in là quelle che avevamo definito essere i nostri limiti anche mentali, e per abbattere la famosa sindrome dell'impostore, quella
quella sindrome per la quale siamo sempre più chiamate a chiederci, e io stessa in questo momento, ma come mai sono qui, che bello che abbiano chiamato proprio me, e ribaltarla invece nel dire quale può essere il mio contributo e se mi hanno chiamato in un panel importante, cerchiamo di contribuire al massimo, no? Quindi in questo senso sì, penso che la digitalizzazione in questo preciso momento ci favorisca e che dovremmo essere audaci e perché no ambiziose nel sfruttarlo al massimo. Grazie Giulia, mi è piaciuto moltissimo il tuo, così, il tuo coming out sull'esame di analisi, e occupandomi di risorse umane e quindi avendone viste passare tantissime sotto i miei occhi, posso confermare che la differenza non la fa se uno passa l'esame al primo colpo, al secondo colpo, se lo passa con 30 lode o se lo passa... o se lo passa con meno, la differenza la fa la persistenza e la capacità di ritornare alla carica ogni volta. Quello lì sì che è una grossa discriminante, quindi se bisogna dotarsi di qualche cosa è quella lì quella da perseguire. Ok, allora ci rimane la nostra Lisa. Allora, avete un po' già detto tutto rispetto a quelle che sono le opportunità. Sicuramente c'è un'opportunità da non perdere, cioè quella di in qualche modo di continuare a investire sul diversity inclusion da parte delle aziende, no? E di non decelerare i progressi che si sono fatti in questo senso negli ultimi 10 anni. E quindi questo è sicuramente un aspetto da tenere in conto. E la seconda grande opportunità è quella che questa crisi ha reso comunque evidenti come settori, io ribadisco, come la formazione, la sanità, eccetera, in realtà non siano delle commodity, ma che possono, sia nella digitalizzazione che Giulia, insomma, ha così descritto bene prima come scenario di opportunità futuro, sia quello che ha menzionato prima Paola rispetto alle aziende, rispetto alla ricchezza appunto che porta alla diversità, sicuramente faranno la differenza nei prossimi 5 anni, nei prossimi 10 anni, rispetto proprio all'attenzione, no? Quindi le competenze che citava Paola e tutta questa parte qui rispetto a un pre-Covid, ecco, quindi queste sono le opportunità che vedo. Eh sì, e tutto questo insomma ci ricorda dell'importanza, quando uno deve ricostruire, di ricostruire pensando al futuro. E qui c'è un esempio famoso storico che è quello della città di Glasgow, che era nota per i cantieri navali e che rivaleggiava con Londra nel secolo scorso per ricchezza della città, e poi insomma durante i bombardamenti furono azzerati i cantieri navali di Glasgow, come lo furono quelli dei concorrenti in Germania, in Giappone, eccetera. Quello che fece la differenza è che Glasgow ricostruì i cantieri esattamente come erano prima, e mentre gli altri li ricostruirono guardando al futuro. Fast forward qualche anno, Glasgow era piombata in una situazione economica disastrosa, mentre le altre città che avevano ricostruito pensando al futuro avevano dei livelli di produttività completamente diversi e andavano invece benissimo. Quindi l'idea è, quando si ricostruisce, non bisogna mai ricostruire come era il mondo prima. Siccome siamo di fronte a un momento di grande discontinuità, sarebbe veramente un errore madornale. Allora, siamo arrivati al nostro round finale. Il nostro round finale non è una domanda, ma è una piccola performance che vi chiedo. Allora, vi chiedo di fare un pitch, un breve pitch, visto che non abbiamo tantissimo tempo, per convincere un leader apicale, che sia nel mondo della politica, nel mondo organizzativo, questo lo lascio scegliere a voi,
dell'importanza di includere le donne nella leadership e nel ridisegno del nuovo mondo post-Covid. Quindi a voi, a questo punto, chi è che vuole iniziare? Chi se la sente di rompere il ghiaccio? Vabbè, allora interrogo io, come dicevo. No, Lisa, vai. Va bene. Allora, oggi le posizioni, diciamo, di leadership in ambito di ICT contano per l'85% degli uomini e il 15% delle donne in generale. E lo definirei in termini economico questo un mercato sottocapitalizzato, dove quindi in economia c'è una grande opportunità di investimento nei mercati sottocapitalizzati perché possono ritornare molto e considerando che diciamo, questa grande risorsa che sono le donne contano la metà della popolazione. Quindi sicuramente portare una leader donna all'interno di un'azienda vi permetterà in qualche modo di arrivare prima, di portare più ricchezza e arrivare in qualche modo di essere al passo con la trasformazione dei tempi, perché sicuramente avverrà, se non sarà nei prossimi 5, nei prossimi 10. Grazie mille, ottimo pitch. Allora, siete Vado rimaste due, sì. io. Dunque, premesso che fare un pitch se non conosci l'interlocutore è durissima, quindi me lo devo immaginare. Io molto sinteticamente gli direi, o le direi, ma diciamo che sia un lui, cosa più probabile, che in un mondo sempre più complesso e competitivo, se fossi nei suoi panni, io vorrei una squadra forte, la più forte. E per avere una squadra forte, tu devi avere giocatori con competenze, skill, genere, cultura, eccetera, diversi, in modo che siano in grado di portarti tutte le prospettive, i punti di vista, le esperienze, le competenze, perché tu prenda le migliori decisioni possibili. Grazie mille. Giulia. Beh, nei pitch delle startup di solito si chiedono dei fondi per realizzare un risultato, no? Quindi anch'io penso, diciamo, a una richiesta verso il decisore politico e ho pensato, a una richiesta di, riduzione forte, se non totale, del cuneo fiscale sul lavoro delle donne inoccupate per 10 anni. Metà della quale a favore dei datori di lavoro e metà della quale a favore, delle donne stesse. E, ho pensato anche a come, naturalmente non ho fatto la somma algebrica, ma come, ripagarla. In Italia appunto meno di una donna su due, lavora, pur potendolo fare. Una famiglia in cui entrambi i coniugi lavorino, è stato dimostrato, è una famiglia che a sua volta riversa l'equivalente di 2,5 lavoratori equivalenti nell'economia reale in termini di generazione di domanda verso la cura dei figli, la cura dei genitori, la cura della casa, del giardino, eccetera, eccetera. È una famiglia che ha un più alto potere d'acquisto, che quindi riverserebbe appunto negli acquisti dell'economia reale, del paniere che compone un po' poi la valutazione anche del nostro prodotto interno lordo e soprattutto sarebbe una famiglia in cui avendo una maggiore parità di reddito. Si sviluppa minore litigiosità con tutte le conseguenze sociali e anche economiche che questo ha. In questo senso, quindi, io penso che riportare in maniera massiccia le donne alla partecipazione nel mondo del lavoro possa generare una sorta di circolo virtuoso che si possa anche rifinanziare e sarebbe davvero come vorrei il mondo post-Covid. Credo che questo lo possiamo sottoscrivere noi, ma lo potrebbero sottoscrivere anche tanti altri e ti ringrazio Giulia. Noi siamo arrivate alla fine del nostro slot. Io credo che
Abbiamo queste meravigliose panelist abbiano dimostrato che le donne non solo vogliono, ma possono contribuire al futuro e quindi io le ringrazio tantissimo, ringrazio chi ci ha ascoltato e ringrazio Enrico per l'opportunità. Grazie, grazie a voi. Odile, credo che questo panel abbia detto molte cose un po' a tutti quanti. Permettetemi solo di focalizzare su due aspetti particolarmente importanti, anzi tre, diciamo. Il primo, noi siamo in un periodo certamente di grandi difficoltà e di crisi, usciremo da questa crisi. Come ne usciremo ne avete parlato, forse meglio, forse peggio, ma certamente siamo in un ambito di cui abbiamo parlato all'interno del Festival del Futuro, delle sessioni precedenti e ne parleremo ancora, in cui ci sono molte crisi convergenti, alcune già attuali, quella sanitaria coincide in qualche modo con un'altra crisi che è ongoing, che è quella, della sostenibilità, del clima. Sono sfide molto grosse alle quali dobbiamo fare fronte. C'è, traspare perché c'è stata 10 anni fa e forse si stanno accumulando tensioni economico-finanziarie perché magari finita questa crisi ci possa essere anche delle difficoltà sotto profilo, per esempio, del debito dei paesi che si sta accumulando proprio per far fronte alle difficoltà attuali. Ci possono essere delle crisi di tipo tecnologico barra lavoro, perché sappiamo bene che ci possono essere dei problemi da questo punto di vista, sostituzione piuttosto che non capacità di collaborazione, uomo-macchina, robotica, intelligenza artificiale, ne avete parlato. Quello che risulta evidente è che noi siamo in un periodo in cui tutto questo sta cambiando e quindi all'interno del cambiamento la necessità che voi avete sottolineato e di questo vi sono veramente molto grato, vi siete rivolte alle nuove generazioni, avete dato indicazioni importanti sulla base della vostra importante esperienza e collocazione professionale che non è stata facile, avete percorso delle strade complesse per arrivarci e quindi questo vostro esempio, questa vostra testimonianza è importante per le nuove generazioni. C'è un altro aspetto che avete sottolineato ed è importantissimo, che è quello della, chiamiamola, diversity, della diversità. Anche questo è ho esordito introducendo il vostro panel parlando di una questione di civiltà. Anche questo io spero che le prossime generazioni si possano girare indietro e dire: ma come è stato possibile che non ci fosse questa, chiamiamola, diversità di genere, piuttosto che non di religione, di etnia o di tante altre cose, per cui ci siano state delle discriminazioni che hanno reso più debole poi tutto l'insieme, tutti i sistemi ai quali noi partecipiamo sono resi più deboli dall'incapacità di rendere e di mettere tutti su uno stesso piano di partenza e quindi di opportunità. Voi avete sottolineato questo, io non lo so se naturalmente ci possono essere delle situazioni in cui la diversità riesce a portare a risultati migliori o peggiori, ma come nel caso del gender gap, anche qui è relativamente ininfluente il fatto che possa portare dei risultati migliori, probabilmente lo farà, ma anche se non lo facesse, la necessità di porre tutti su un piano di uguaglianza, di opportunità e di possibilità di partecipare alla costruzione della vita del lavoro è un fatto semplicemente da dare per scontato, per il quale noi dobbiamo oggi mettere in campo tutte le energie possibili e immaginabili. Quindi vi ringrazio veramente molto per la vostra partecipazione, credo, spero che possiate essere con noi nei prossimi appuntamenti del Festival del Futuro e quindi alla prossima occasione. Grazie, noi adesso abbiamo solamente 1 o 2 minuti per la prossima sessione, ma chiederei appena possibile di lanciare già la sigla per la sessione sulla Smart Mobility.